Smart Garage, via Alfonso Balzico 45, nei pressi della sede Ausino a Cava di Tirreni. I lavori di restyling della Fontana dei Delfini in piazza Vittorio Emanuele III, che ormai si protraggono dallo scorso mese di giugno, stanno suscitando notevoli polemiche nella città metelliana. La fontana, infatti, da troppi mesi è transennata ed è un cantiere a cielo aperto nel cuore della città e di certo non rappresenta un buon biglietto da visita, soprattutto nel periodo festivo. A fare il punto della situazione sui lavori, il sindaco Vincenzo Servalli. I lavori sono finiti. Dobbiamo fare un ultimo intervento di impermeabilizzazione, cioè va messa un prodotto intorno alla vasca per renderla meno permeabile, no? Quindi per evitare che poi succeda troppo rapidamente quello che è successo negli anni, cioè l'acqua scende e scende, e abbiamo trovato tutto ovviamente usurato dal tempo e abbiamo dovuto rifare tutto il sistema idraulico, come abbiamo detto tante volte. Quindi c'è questa sorta di resina. Questa resina, quindi sono stati messi i fari, vi ricordate che dissi le luci colorate, sono arrivate, sono molto belle, abbiamo fatto una prova e uno spettacolo. Questa resina ha bisogno, per poter essere collocata utilmente, di qualche giornata asciutta, cioè la vasca deve essere asciutta, non si può mettere con la vasca bagnata, con la pioggia. Ovviamente è arrivata la resina, è arrivato tutto, ha cominciato a piovere e quindi basta solo questo. Avremo due giornate senza pioggia e sistemiamo la fontana.